punto di vista psicologico, bene, è chiaro che l'isolamento sociale non è mai piacevole, ma è una cosa doverosa e quindi si rispettano in maniera pedissequa le indicazioni del governo nazionale ed è l'unico modo che abbiamo per dare una mano a chi invece sta in prima linea cercando di curare quante più persone possibili. La giornata è variabile perché tra l'altro non dipende solo da quelle che sono le mie volontà, ma essendo da poco padre di una bimba, la notte alterniamo baby dance a pianti disperatissimi, a momenti di relax, quindi non si sa mai quando si va a dormire. La mattina poi al risveglio si cerca di impiegare il tempo un po' lavorando su quelle che sono le cose fatte, un po' facendo scouting. Io personalmente sto guardando molta Euroleague e molto college basket perché mi piace, perché è una cosa che ho sempre fatto e sto cercando di recuperare un po' di partite che non avevo visto. Non ci sono competizioni perché la FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha in maniera molto molto intelligente ordinato ai comitati regionali di considerare conclusa la stagione 19-20, quindi non ci sono appuntamenti prossimi e mi auguro che tutto il basket possa fermarsi anche ai livelli più alti. Non sto sentendo molto altri sportivi, soprattutto quelli dell'ambito cestistico, perché mancando l'appuntamento domenicale, oggi la nostra preoccupazione è quella di provare ad essere ai nastri di partenza come allenatori, come dirigenti, come giocatori per la stagione 2021. Ti mando un saluto e auguro una buona giornata e buona vita a te, ai tuoi collaboratori e a tutti i tuoi telespettatori.